Mister, cosa è mancato per non ottenere i 3 punti oggi? Un errore individuale, basta. E per il resto abbiamo giocato a testa alta e alla grande, in un campo che comunque si sa è difficile. A 5 minuti alla fine abbiamo preso il gol, ci può stare, abbiamo sbagliato una palla al centrocampo. Una sulla linea laterale, quindi doppio errore, la partita finisce 1-1. È stato un errore individuale, quindi una palla appoggiata male, una scivolata fatta male, abbiamo perso quindi la palla. Non si va in sofferenza, si va in sofferenza quando si vince, è normale che la squadra avversaria, soprattutto fuori casa, vada più a spingere, come è successo domenica scorsa, però non sulla linea laterale. Domenica scorsa erano dei problemi al centro che siamo passati a 3 e li abbiamo risolti così. Una partita comunque abbastanza strana, perché comunque l'Atletico sembrava padrone del campo il primo tempo, totale appannaggio del gioco, nella ripresa era necessaria una reazione da parte dei locali, però comunque la partita si era sbloccata. La gestione del gioco secondo te ti soddisfa oppure si poteva fare di più? Perché secondo tempo si è giocato più con le palle lunghe rispetto al primo, ecco, dal punto di vista del gioco c'è stato questo imbuto. Oggi ci mancava un po' una punta che tenesse più la palla, avevamo Massimo anziché giocare sull'esterno sottile, oggi giocava da seconda punta, quindi sulle palle lunghe avevamo qualche difficoltà, ma sai, 5 minuti alla fine è anche facile. Che giustamente ci sono dei lanci lunghi, quindi anche noi dobbiamo difenderci, ne giochiamo da soli, ci sono gli 11, ci sono anche gli altri. Ci portiamo verso la sfida di Coppa Italia, che è una partita importante, una partita dal punto di vista della stagione fondamentale, no? Sì, assolutamente, noi non pensiamo che si possano vincere tutte le partite, vorremmo fosse così, ogni giorno entriamo in campo per vincerle tutte, ma è normale che ci saranno degli stop, è una cosa fisiologica, dobbiamo solo riuscire a tenere il contraccolpo e ad andare avanti. Quindi per fortuna si gioca subito. Sì, ma anche se si giocava dopo non era un problema, perché per la prossima partita scenderemo in campo sempre con lo stesso spirito, che è quello giusto del primo tempo, quello giusto del secondo e quello giusto di soffrire tutte le partite, perché ripeto, 11 sono loro e 11 siamo noi.